Ciao cari amici e benvenuti! Ho deciso di trovare il tempo per creare dei video per farvi vedere più da vicino qualche componente in più. E lo faccio in maniera, come dire, però un po' diversa, cioè non la solita, la classica recensione. Comunque, fra poco vedrete il video. Il principale oggetto di questo video su cui mi concentro è un case di Deepcool, il Due Case Liquid, cioè un mid tower che integra già un sistema di raffreddamento a liquido. Difficile da spiegare la tipologia di video, quindi facciamo così, mi fermo e andiamo a vederlo.
Bene amici, innanzitutto spero che vi sia piaciuto. È molto importante che mi diate un feedback, cioè scrivete qui sotto: sì, mi è piaciuto, voglio vedere più video di questo genere, quindi mettete anche il mi piace, così riesco a capire meglio anche l'indice di gradimento. Ma dopo aver visto questo case, ovviamente tutta l'installazione, voglio dare delle informazioni in più, ovviamente, quindi in maniera molto, come dire, veloce, ora vediamo i pro e i contro di questo prodotto. Iniziamo con i pro, e il primo è la facilità di installazione. Questo case, se siete capaci di installare un computer da zero, assemblare un computer, e se non lo siete, cercate la playlist dei miei video in cui vi faccio vedere come si fa, comunque non richiede, diciamo, nessuna capacità aggiuntiva per installare il sistema di raffreddamento liquido, perché non dovrete fare niente, è già tutto incluso e si installa come un normale dissipatore. Quindi sicuramente tra i pro la facilità di installazione. Il design, secondo me, è un altro punto a favore. Allora, quando si parla di design, chiaramente si entra in un campo dove conta molto anche il fattore soggettivo, perché alcuni può piacere, ad altri ovviamente può non piacere, però secondo me può piacere abbastanza, più che altro perché è pulito, non ha particolari fronzoli, insomma è un design abbastanza, come detto, pulito, senza particolari dettagli. E poi la parte inferiore che nasconde l'alimentatore è una buona soluzione per anche fare un assemblaggio pulito, quindi insomma secondo me è un pro. Le prestazioni sono buone, il water block a suo dovere, così come la pompa, così come il grande radiatore da 24 cm, insomma raffredda bene il processore. C'è poi l'illuminazione, che è già inclusa, quindi avrete già un'illuminazione rossa, ovviamente in questo caso se non vi piace il rosso allora sicuramente non sarà tra i pro per voi, però il fatto che sia già inclusa un'illuminazione con delle strisce LED e delle ventole con dei LED rossi è senz'altro un pro. E poi c'è il fan controller, che permette di controllare facilmente fino a 3 ventole. E chiudo con la presenza della paratia laterale, una paratia esterna, mi piace questo design rispetto a quello interno, non è in vetro certo, però comunque la plastica plexiglass è di buona qualità e quindi un punto a favore per la finestra laterale. Arriviamo invece ai contro, cioè le cose che mi sono piaciute un po' di meno, e senz'altro c'è lo spazio della paratia dietro la motherboard, che non offre abbastanza spazio per fare un bel cable management. Certo la paratia è un po' bombata per offrire un pochettino più di spazio, però difficilmente riuscirete a fare un ottimo lavoro. La qualità costruttiva generale, a colpo d'occhio è bello, sembra che non ci siano particolari difetti, se però poi si guarda nel dettaglio si vede insomma che un po' di qualità manca. L'espandibilità è limitata, andrà bene per la maggior parte di voi, però vi ricordo che potete installare solo due hard disk da 3.5 pollici e solo due da 2.5, quindi solo due SSD, quindi non è proprio al massimo dei livelli. E poi la dotazione delle ventole di base è scarsa, perché c'è solamente una ventola posteriore che risucchia l'aria calda, praticamente si crea una pressione negativa. Vi suggerisco di aggiungere come minimo un'ulteriore ventola davanti per immettere aria fresca. Bene ragazzi, io ho finito e mi chiudo qui con questo case, due case liquide della Deep Cool. In questo video timelapse installazione, chiamatela come volete, però voglio assolutamente sapere se vi piace questa tipologia di video, non solo l'idea che porto più componenti, ma anche che li porto in questa maniera. Fatemelo assolutamente sapere, perché sarà importante, in base alle vostre risposte deciderò se trovare da qualche parte il tempo per riuscire a fare altri video di questo genere o meno. Quindi vi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, parliamone qui sotto e noi ci vediamo in un altro video. Ciao! We'll be right back.